Mi piace pensare di essere un musicista, mi piace pensare che le mie Polaroid sono delle note musicali che io suono nello spazio con la mia macchina fotografica. Io non sono un ritrattista. Non sono un paesaggista, sono un po' di tutto, mi piace fare tutto. A seconda di come mi alzo la mattina, decido di fare un paesaggio, un volto, un mosaico, una foto singola. Posso cercare la geometria, la liricità, la musicalità dello spazio con il mio progetto. Cerco l'imperfetto, il pathos. L'immagine non deve essere accademica, perfetta, ci deve essere l'imperfetto che ti sorprende. L'imperfetto, sì. Ci avviciniamo un po'. Poi ci muoviamo su quest'asse e la giriamo. Fammi capire quando c'è il tram. Proviamo a farla così, dai. Abbiamo diritto. Sempre un quindicesimo. Aspettiamo che arriva un tram. Per me istante e istinto viaggiano assolutamente in simbiosi. L'istinto quasi animalesco di vedere un'immagine, di cogliere un qualche cosa per fare un ready-made, di scomporre la realtà, è frutto dell'istante, cioè l'istante, l'istantaneità che la Polaroid ha, che la fotografia istantanea ha. Quasi un manifestare la propria gioia verso l'istante, l'istinto, verso la fotografia.
La realtà che io cerco di rappresentare è sempre una realtà positiva. Nella vita ci sono le gioie, i dolori, gli amori, le sofferenze. Nelle mie fotografie cerco sempre di dare gioia, di raccontare l'amore, la positività delle persone. A me piace molto entrare nella scena anche con la mia ombra. Molte volte entro con la mia ombra, con me stesso, con il mio volto. È una sorta di sicurezza che la fotografia mi dà. Creo delle immagini dove ci sono anch'io, perché io mi sento sempre nella scena, anche quando non c'è la mia ombra, anche quando non mi vedo, perché sono io che ho raccontato quella storia lì. Poi, per dirla un po' la dadaista, non è che una mattina la tua ombra ti chiama e ti dice: ciao Galimba, ciao Maurizio, mi sono stufato di te, me ne vado, e quindi piglia e se ne va. L'ombra è sempre lì con te, no? L'uomo deve sempre essere dentro, in modo che poi facciamo la seconda, praticamente da lì a lì, lo spigolo del Duomo con di lì. La seconda facciamo metà Duomo con metà casa. Prendiamo così. La seconda facciamo così. Perché a noi non ci interessa la realtà per la realtà, ci interessa reinterpretarlo, no? Secondo me queste quattro scene qua, dopo esposizione lo spostiamo leggermente, eh? Sì. Vado? Un errore di reciprocità pazzesco, ti mangia tanta di quell'esposizione, bellissima. Quindi mi considero un artista che mangia la realtà, la quotidianità. Non mi considero un fotografo che racconta, che interpreta. Mi sento un artista che mangia, gna gna, poi mi piace. Poi se ci fosse un po' di pesto sulle Polaroid sarebbe perfetto. Dobbiamo andare, aspetta, metà palazzo. Guarda che fatti. Ok, grazie. Ho iniziato a fotografare proprio per passione, per hobby.
con mio padre andavo sui cantieri e con il livello che è uno strumento per battere i piani, quindi per fare i piani, praticamente lo usavo come se fosse una macchina fotografica. Infatti il mio capo, che era mio papà, mi diceva, mi urlava, no, mi diceva, Maurizio, svegliati che stiamo battendo i piani, non stiamo facendo le fotografie. E poi in dialetto milanese mi diceva, vada via, ciapti e la fotografia, no? Perché così, perché era una sorta di perdita di tempo. E poi ho cominciato anche a contare i cavalletti da ponteggio sui cantieri per mio papà, e quindi il senso dello spazio, 2 metri, 2 metri, 2 metri, 180, 180, 180, che poi mi è servito negli anni nel mosaico, nella scomposizione, nella facilità con cui riesco a scomporre la realtà senza cavalletto, senza treppiede, quindi a mano libera, sicuramente nasce da lì. Poi il mio capo, alias mio papà, mi ha regalato una Canon FTB, una macchina fotografica, e a 18 anni, quindi ho iniziato a partecipare ai concorsi fotografici. A 26 anni ho deciso di smettere perché non mi piaceva più stare in camera oscura. Ho scoperto la Polaroid e quindi iniziai a fare le foto con la Polaroid. Mi piaceva l'immediatezza, perché poi una cosa che mi faceva arrabbiare il fatto di dover stampare, che non vedevo subito il risultato. Io ho sempre stato uno istantaneo, tutto è subito. Ritratto di Giorgio, primo ritratto, 1989, un ritratto che per me era assolutamente una scoperta, non mi sarei mai immaginato di diventare comunque anche un ritrattista. Scopro la scatola Polaroid che si chiama Collector, è ancora quello marrone, quindi condensa la luce, qui così è veramente, ha un sacco di problemi di luce, vedete, quasi spettrale. Allora faccio occhi, orecchio, naso, bocca, il collo, le mani, un accrocchio di Polaroid che, come diceva Giuliana Scimè, bisognava attentamente guardare per capirci qualcosa, e poi si scopriva un volto, però un ritratto comunque che mi ha fatto scoprire un mondo. Poi sono andato avanti perché non era questa la forma che dovevo dare al ritratto, ma e quindi facendo un passo indietro ho iniziato di nuovo a utilizzare la Videlux, la fotocamera in bianco e nero panoramica che avevo un po' abbandonato, e con questa macchina ho iniziato a fotografare dei personaggi milanesi, sempre l'avevo fatto proprio per Polaroid Italia per una mostra a Milano sul ritratto, e fotografai Trussardi, e a Trussardi feci il ritratto sia con la Videlux che il ritratto come quello di Giorgio, e diciamo che guardando questi ritratti, questo, guardando questo ritratto di Carla Fracci, dove c'è dentro il fotodinamismo dei Bragaglia, dove c'è dentro il futurismo, dove c'è dentro il ritmo, quindi ritmo, movimento, dinamismo, ah, abbiamo un futurista, questo me lo disse Carlo Ludovico Bragaglia. Un'evoluzione sicuramente di questo tipo di lavoro era anche questo ritratto di Mimmo Rotella, che questa immagine è un po' un excursus del ritratto, un po' una sintesi, quindi abbiamo il ritratto panoramico in bianco e nero sui tre lati, lato destro, lato sinistro, centrale, che poi sarà un po' la composizione del mio ritratto negli anni, poi la dilatazione, questa faccia dilatata spappolata. Qui c'è un po' l'evoluzione del ritratto. Poi ho cominciato a sperimentare, ho fatto questo. Mi metto sempre i guanti perché una cosa importante quando si fanno le fotografie è di avere rispetto. E quindi
c'è questa immagine di questa sposa fatta con una fotocamera usa e getta. Io ho sempre amato le macchine fotografiche da pochi soldi, come diceva Giacomelli, perché la macchina fotografica è un attrezzo. E quindi ho fatto la foto alla sposa, poi l'ho stampata, ho fatto stampa a colori, poi la stampa a colori, l'ho stampata su acetato di fotocopia a colori, l'ho dilatata, quindi l'ho stirato, ho cambiato le coordinate, cioè la larghezza l'ho lasciata a 100, la lunghezza l'ho fatta a 200, quindi si è un po' dilatata, un po' la Modigliani come effetto. Era un acetato trasparente, l'ho messo sotto un trasferibile da geometri, da carta da disegno, quindi facendo il geometra nell'impresa di papà. E quindi così era un mix di queste cose. Poi il ritratto si è evoluto, ad esempio sempre col mio Prode Scudiero, questa è una figura, questo non so, era mio figlio, anche questo è un ritratto del 93, una figura intera del 93, quindi persone intere, quindi è Giorgio sdraiato su una poltrona. Questa è veramente un'immagine significativa, perché c'è la ricerca del ritmo, vedete che c'è questo galleggiamento. Poi un altro tipo di figura, sempre così, ecco, bianco e nero del 98, treccia appesa, è molto divertente questa immagine futurista, come se la treccia partisse e salisse, e c'è questa figura intera, mi fa veramente sorridere vedere questa immagine, perché è chiaramente lontano da quello che faccio adesso, però ci vedo proprio la ricerca, cioè il ritmo, la linea che va di qui, la linea che va di là, questa che sale, questa qui che entra di lì, molto importante. E per chiudere magari anche il discorso del ritratto a cui io sono molto affezionato, perché è il ritratto che mi ha cambiato la vita, ritratto del mitico Johnny Depp, 2003, Venezia, Mostre del Cinema, una star assoluta, molto emozionante, poi ritratto che è finito in copertina del Times Magazine di Londra, con l'amico che mi chiama e mi dice: c'è uno che fa le foto come te, la miseria, vai a vedere chi è, perché è uscito sul Times, e poi mi fa: no, ma c'è il tuo nome, allora l'ho fatta io, no? Il concetto di Lucio Fontana dello spazialismo, l'attesa, no? Cioè tu decidi tutto, guardi tutto, aspetti, e poi quando decidi parti con un taglio. Io non taglio la tela, ma taglio con un 50, 100, 200 polaroid una persona, e le immagini che fai sono quelle che poi vedi nell'immagine, nell'ordine che sono state scattate. Non si cambia niente, non si aggiunge niente, non si toglie niente, è proprio un taglio di tela, quindi è un'attesa che si concretizza, si materializza. Strano, perché una cosa a metà strada tra una fotografia e qualcosa di medio, come un attacco, una cosa. Devo dirti che in questo contesto infernale in cui mi sono trovato in questi giorni, l'unico momento che ho avuto in cui ho potuto pensare è stato mentre tu fotografavi. A me piace molto essere anche un po' un narratore di intimità, perché nei ritratti appunto sei sempre dentro nella privacy delle persone, e quindi davvero le apri come una scatola e cerchi di tirar fuori la parte migliore. Allora, ma io metterei le mani sugli obiettivi, perché la parte del così, se no così niente. Thank you.
Ok, mi prendo una, così. Interesting. I've not seen this idea of making photos. This precision, yes. Le città sono una parte importante del mio lavoro, ho iniziato a fotografare le città e i luoghi attorno alle città con il mio libro Viaggio in Italia nel 1993, un viaggio che è terminato nel 2000 ed era un po' un ispirarsi al Grand Tour, al famoso Grand Tour del Settecento, ed era quindi andare in varie città, perdersi, ritrovarsi, cogliere con lo sguardo e il mio obiettivo, quello che mi emozionava, ma senza concetti prescritti. Io giro da solo con la mia macchina fotografica istantanea e mi faccio guidare dalle emozioni, dall'odore che sento un profumo, vado a vedere cos'è e fotografo, quindi assolutamente istintivo e emozionale. La consapevolezza nel tempo che la città è un luogo magico, è un antro, una specie di antro di Merlino, di labirinto dove tu entri dentro e ci stai come vuoi tu e il tuo punto di vista è quello che decidi tu. E questo l'ho capito quando sono stato a Parigi nel 97 con mio amico Luciano Bobba. Lì mi sono reso conto che la città era una storia importante per la mia fotografia, era una storia importante per il mio vivere, era quasi un bisogno fisico di andare nelle città a raccontarle. E la cosa meravigliosa poi era che nelle città ti contaminavi con la storia e come esempio cito del passato, quello che hanno fatto gli altri. A Parigi c'era Doisneau, Prévert, quindi come facevi a non andare in giro a pensare alle poesie di Prévert o agli scatti di Doisneau, di Bouba. Feci questo lavoro su Lisbona, molto ispirato dal lavoro di Wim Wenders nel Lisbon Story. Correre dietro il tram, il 28, e perdersi, no? Il tram che scende, che sale in questa città incredibile. Lui girava con la cinepresa in spalle, io correvo con la Polaroid e ogni tanto mi fermavo e facevo delle immagini. Suonare la musica del luogo, ecco, io cerco di suonare la musica del luogo e a Lisbona è successo questo, partendo dalle poesie di Pessoa a certi scritti che ho letto di Tabucchi. La città per me è un essere vivente e quindi il mio sguardo è comunque sempre concentrato sull'umanità che c'è nella città, non mi interessa il dettaglio, non faccio il paesaggio urbano, quello l'ha fatto Franco Fontana, non faccio le fotografie col teleobiettivo dove isolo solo le persone, quello l'ha fatto Ernest Haas, cioè io cerco sempre delle piccole scene di cinema. L'emozione legata comunque alla composizione, cioè nelle mie immagini c'è sempre anche un forte equilibrio compositivo, non vedrai mai una testa che si sovrappone all'altra, una gamba o un braccio che si sovrappongono a una macchina, cioè sono un po' maniacale, sono un po' geometra in quel tipo di inquadratura, quindi c'è comunque una perfezione estetica della composizione. Come se tu sei un po' il Cosimo del barone rampante di Calvino e quando arrivi in città vai sugli alberi e decidi di scendere quando vuoi te. Una volta scendi per fare un mosaico, una volta scendi per fare uno scatto singolo. È la situazione che ti fa scendere.
Arrivare a New York nel 2006 è stato, per me è stato una rivelazione, perché io non ero mai stato a New York e ho trovato una città che non è l'America ma è il mondo. Diciamo che New York è sicuramente una città che secondo me rappresenta il mondo contemporaneo, con tutte le cose belle e le cose brutte. Una volta ero nella Quinta Strada e avevo finito le Polaroid, avevo delle usegetta e ogni 100 metri mi fermavo in un negozio a comprare le usegetta e fotografavo come un pazzo e poi mi fermavo, ricomperavo usegetta 4 alla volta e poi li finivo e ho fatto tutta la Quinta Avenue così. Tutte le volte che vedo la luce a New York, la luce che di riflesso si sbatte sui palazzi, che si butta per strada, sei in una zona in ombra, però il palazzo di fronte gli fa da pannello riflettente, crea delle sagome incredibili, le persone sembrano sospese. Davvero mi viene in mente le Sorpresi dalle luci americane di Franco Fontana, che è un grande maestro dell'utilizzo del colore della luce, e dico che questo farmi sorprendere dalla luce americana dello zio Frank, come lo chiamo io, sicuramente mi apre un mondo, quindi partendo dalle luci di Franco per arrivare poi al mio movimento, al mio ritmo e alla mia voglia di stare dentro New York e alla mia voglia di cercare una risposta che questa città deve dare alle mie domande. Le mie Polaroid di New York sicuramente raccontano la mia energia, il mio essere sempre più futurista, perché ad esempio ero a Las Vegas settimana scorsa e c'era questo trenino nel Las Vegas City Center che veramente mi sembrava di essere nei quadri del Sant'Elia, nei quadri di Boccioni, dei quadri di De Pero, di Balla, dove davvero vedi questi treni sospesi nello spazio, in queste città di palazzi. E questo era il 1910-1915, no? Il futurismo. E qui siamo nel 2010, quindi 100 anni dopo. Le mie foto di New York devono essere futuriste per quanto riguarda i mosaici. Chiaramente poi sono anche duchampiane, perché io cito sempre Marcel Duchamp, il suo nudo che scende le scale, perché il soggetto è fermo e tu le dai in movimento attraverso la scansione che tu fai del soggetto. Questa è una cosa, è il movimento che dai alla macchina. Questo è molto interessante perché puoi giocare tra le scritte London, Los Angeles, Paris, Mumbai, che formano delle masse, e poi c'è quel palazzo lì dietro e questo qua a nostra destra. Ho cercato di fare, di combinare insieme la facciata Vuitton con il palazzo che sta alla destra. Ho eliminato lo squarcio di cielo che c'era in mezzo e l'ho messo proprio adiacente al palazzo Vuitton ed è uscita appunto un'immagine molto dinamica dove io, non avendo comunque tenuto in asse matematico la facciata ma spostandomi molto da destra a sinistra e sulla verticale, sono nati dei mix di linee molto molto interessanti. Ed è una sorta di ossessione che ti colpisce appena che la vedi. È una cosa di pelle, diciamo.
movimento è uno studio sul movimento e la ripetizione. Il mosaico dove ho cercato le linee, le verticalità, e siccome poi la parte sotto mi dava fastidio, ho ripetuto dalla sesta Polaroid in giù, l'ho ripetuta proprio anche per avere un discorso sulla ripetizione. Quindi chiaramente questo è un esperimento, una fotografia di ricerca. New York del 2006, chiaramente ci sono proprio due gruppi di immagini, i mosaici e le singole. E devo dire che nelle singole, riflettendoci bene, veramente viene fuori anche molta solitudine, il fatto di incapsulare queste persone, perché New York alla fine è una città che è talmente grande che tante volte un po' ti fa anche paura, no? Ti senti veramente un numero. Mosaici di New York rispetto a quelli di tanti altri posti, che c'è sempre queste linee che sembrano quasi delle strade, che tu dei percorsi di luce e di materia, quindi unisci la materia dei palazzi alla luce del cielo, che a questi squarci di cielo che vai a trovare, per creare delle ipotetiche geometrie proprio surreali, no? Dove alla fine comunque c'è sempre il movimento, il ritmo. È stato difficile arrivare a questa gestione dello spazio, anche perché le strutture sono talmente tutte attaccate una all'altra che trovare un inizio, trovare una fine e dandogli armonia è veramente molto complicato. Quindi devi sempre cercare davvero di essere un musicista che suona lo spazio, uno spartito che ha un inizio e una fine, ma l'inizio deve essere lirico e poetico, la fine deve essere lirica e poetica. Parlando del mio lavoro di adesso rispetto al lavoro di 4 anni fa a New York, posso dire che è diventato un lavoro più matematico. Passato l'entusiasmo di vedere la città la prima volta, New York è una città che io cerco adesso di scomporla quasi con la matematica. Larghezza e 10 di altezza, vuol dire che in 50 numeri, in 50 tessere,
io suono questo spazio con una, con un'operazione quasi matematica, dove cerco anche la perfezione della linea, dove c'è sì un movimento futurista, un movimento cinetico, però c'è anche una scansione proprio ritmica, a differenza di quelle prime dove c'era molto più movimento futurista. Qui c'è un ritmo scansionale lento. Guarda che visione, eh! Perché tu carichi la macchina, che la carico io, poi la svuoto, faccio lo shooting e poi la macchina prendo un'altra pellicola, la ricarico, quindi non è che ho un cavalletto, vado tutto a mano libera, quindi lì è proprio, sei tu che sei un matematico dentro lo spazio. Questa cosa mi piace molto perché secondo me è un senso di maturità, è un senso di appropriazione di quello che ti circonda, ecco, cioè te ne sei appropriato, come dicevo a Duano, a furia di guardarlo, te ne sei appropriato e lo racconti. C'è più rigore, più matematica, quindi più geometria, anche se io in geometria ero un asino, però devo dire che nelle mie foto c'è più geometria, c'è più matematica e che alla fine secondo me danno anche più lirismo. Thank you.
bellissimo. Dada, dadaismo, dadaismi, la manipolazione è una storia anche lei dada. E diciamo che sicuramente la manipolazione è un qualcosa per completare l'immagine, ma è necessario, è un bisogno fisico, cioè non ti basta scattare l'immagine, non ti basta lo sguardo, ma vuoi entrare dentro col tuo segno, con la tua energia, con la tua contemporaneità, con la tua matericità, perché comunque la Polaroid è molto materica e quindi la manipolazione tira fuori questa materia, la esalta. La cornice che fa parte della manipolazione, questo frame che io utilizzo, serve comunque per creare piani, quindi per uscire dal bianco Polaroid. È come se tu volessi baciare una donna e la mordichi, e l'impronta dei tuoi denti vuol dire che tu sei passato da lì, te ne sei impossessato della donna, no? E lei sorrideva felice perché tu la mordicchiavi e c'erano impronte dei tuoi incisivi. La manipolazione è quella, è un po' un mordicchiare l'immagine, però è un mordicchiare fisico, vive con la tensione delle tue braccia, delle tue mani. Made è un impossessarsi di tutto quello che mi circonda, con ossessione, cioè tutto quello che mi circonda può entrare nella mia fotografia, nella mia pancia, può entrare nel mio essere, quindi non è solo il quotidiano, non è solo il paesaggio, non è solo l'oggetto fotografato, ma è l'oggetto mangiato, rifotografato e digerito. Ad esempio questo magazine interview non è più un magazine interview, ma è diventato un unicum, è una rilettura mia di questa Penelope Cruz. Questa cosa mi affascina molto perché pensando al concetto di Man Ray, pensando al concetto di Marcel Duchamp, pensiamo quando Duchamp ha preso l'orinatoio e l'ha fatto diventare un'opera, tutto può entrare dentro nella tua opera, tutto può essere contaminato col tuo segno.
alla fine la mia Polaroid diventa come un timbro che timbra tutto. Questo ritratto è molto fisico, di Penelope Cruz, e io trovo che questa Polaroid appiccicata nel concerto del Ready Made le dia un fascino assolutamente unico. E poi il fatto di averla spedita il 30 febbraio 2008 da Parigi, che non esiste, con un timbro modificato, è sicuramente un concerto, secondo me, dadaista, di tutto e niente, di realtà in realtà, di gioco e non gioco, cioè Dada.